Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella settima puntata delle news di Fitness Monitor 2017 o 17. È stato oggi giovedì, rilasciato un nuovo dev blog e non si sono sbagliati a rilasciarlo oggi perché di solito è il venerdì, ma infatti neanche io me lo aspettavo. Ma perché domani rilasceranno una nuova fact sheet, queste qui insomma, che possiamo vedere qui, fact sheet. Che qui non ve l'avevo fatto vedere, ve la faccio vedere adesso. Abbiamo un fan 700 vario, quindi la serie che va da 700, da 716, 718, 720, 722, 724. Non so perché il 714 no, si vede la nuova serie S4, non c'è. E questo Yoskin Tornado 3. Niente. Semplicissimo, fa vedere solo i mesi, per cui ok. È stato rilasciato il nuovo dev blog. Allora, c'è stato qualcosa di interessante. Vabbè, qui me lo sono già letto tutto io, per cui non serve che ve lo leggo, vi riassumo un attimino. Che voi potete scegliere se comprare gli animali e farveli consegnare nella vostra stalla. In automatico comprandoli dallo store spendendo di più, o seppure mette, oppure mettete il carro, lo Yoskin, il Betimax, lo mettete lì nel piazzale dello store, da quanto ho capito, ve li mette dentro al carro, spendete meno, però ve li dovete portare voi. Qui poi dice che vi dovete prendere cura perché più li tenete puliti, gli cambiate la paglia, il letto di paglia, e più produrranno e poi saranno più contenti, quindi producono di più. Poi vi sto riassumendo davvero veloce perché non ho tempo di fare questo video. Come sapete, devo preregistrarmi tanti video. E poi dice che per la prima volta possiamo prenderci cura dei pig su Farming. Ci dice che per massimizzare la loro crescita e quindi anche il guadagno, perché più crescono velocemente più voi guadagnate, vi serve questo tipo di nutrizione. 50% di cibo di base, ovvero mais, 25% di scusate, grano, che può essere frumento o orzo, 20% di proteine, che può essere la colza, i girasoli o i semi di soia, i fagioli di soia, insomma, come si vogliono chiamare, e il 5% di tuberi, che sono patate o barbabietole. Per cui abbiamo un'ampia scelta, cioè abbiamo tanta roba da darci in effetti, perché è tanta roba che dobbiamo darci, però va bene. E poi ci dice che ovviamente li vendiamo manualmente e vediamo se mi sono dimenticato qualcosa, non penso. Ah, sì, che o fai questo, come sempre, puoi darci anche solo cibo di base, ci metteranno più tempo, ovviamente. E se tu gli dai, se non vuoi dargli questo, puoi comprare dallo store dei sacchi che sono già perfettamente bilanciati, quindi massimizzano la crescita dei vostri pig, li comprate già fatti, li dovete portare manualmente ovviamente, e nulla. Domani ci sarà una nuova fact sheet, non vi farò un video per un'immagine, cioè non ha senso, cioè un video di 10 secondi dove vi illustro l'immagine. Già questo ha poco senso perché non ci sono tante cose. Comunque qui non vi ho fatto vedere, ma ci sono le immagini dei maiali. No, ho sbagliato. Ci sono le immagini dei maiali, vacche e basta. Questo è la stessa identica cosa che c'è su lsinfos.de. Eccolo qui. Dice nuove tier, non so cosa sia, non lo so il tedesco, per cui amen. E vabbè, qui è tedesco, penso sia la stessa identica cosa, un pochino più riassunta. Io vi ho fatto il riassunto del riassunto, ecco.
Qui comunque, vedete, dice pubblicato il giorno sbagliato e dice che domani ci sarà una fact sheet. E poi dicono che non si sa quando ci sarà un nuovo gameplay, per cui bisognerà aspettare, mi sa, un bel po'. Qui mi stanno arrivando 6.000 messaggi, per cui io vi ringrazio tantissimo per la visione. Noi... Eh no, l'ultimo video della giornata, questo. Non è vero, perché in teoria... Non so se oggi... No, no, niente. Non c'è il video delle 7 oggi. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Aden è tutto. Ciao a tutti.